Allora, buonasera e benvenuto a Metal Wave on Air. Quindi, prepariamo il discorso con la cosa, partendo dall'inizio. Vivaldi Metal Project, cos'è Vivaldi Metal Project? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. È un piacere essere qui con voi stasera. Qui è Misteria, creatore e produttore del Vivaldi Metal Project. Cos'è il Vivaldi Metal Project? È il sogno nel cassetto da anni, insomma, che ho sempre avuto, quello di portare in scena, combinare musica classica, che praticamente rappresenta la mia origine musicale. E il metal che è entrato nella mia vita e nella mia carriera a seguire. Ovviamente due passioni, due amori che a un certo punto della mia carriera, insomma, ho deciso di unire in questo progetto che vede la partecipazione poi di moltissimi artisti a cui appunto ho voluto dare voce e strumenti per realizzare, insomma, questo che è appunto un mix symphonic metal che unisce appunto due mondi diversi apparentemente, ma molto simili tra loro. Allora, da quello che vedo, no, dal press kit fornito, si parla di epiclassica, no? Un album con 18 tracce, 95 minuti. Puoi parlarci in dettaglio di questo album? Sì, certo, Epiclassica è il nuovo album del Vivaldi Metal Project, è uscito il 22/2/22, quindi diciamo abbastanza fresco, è un doppio album in versione CD, 18 brani che passano tra diversi momenti storici della musica, da Bach a Mozart, a Chopin, a Liszt, Saint-Saëns, Fauré. Quindi tanti compositori che abbiamo voluto rivestire in un pacchetto appunto symphonic metal, che è quello che ci contraddistingue. Hanno partecipato moltissimi artisti internazionali, senza far torto a nessuno, insomma citiamo qualche nome un po' più noto a tutti, da Mike Portnoy a Rob Rock, Mark Bolz, Stevie Di Giorgio, Mike Terrana, Anders Johansson, e tantissimi altri, insomma, dai gruppi quelli più noti, dagli Epica, gli Hammerfall, gli Stratovarius, e via dicendo. Ovviamente abbiamo orchestra e coro al seguito, come anche nel primo album. Quindi, insomma, ecco, siamo su Spotify, su tutte le maggiori piattaforme, per cui chi volesse dare un ascolto più approfondito, ecco, può trovarci lì. Allora, La musica parla da sé, insomma. Poi. ottimo, ottimo. Allora, partiamo, poi torniamo sempre su Epiclassica, no? Allora, questo album, queste 18 canzoni, di cosa parlano? C'è un tema lirico che ricorre nelle canzoni o una tematica che ti piace Ti affrontare? sento poco. Allora, dicevo, da un punto di vista lirico, testi delle canzoni, di cosa parla questo album? L'album è un cosiddetto concept album che fa seguito a quello che è stato il concept del primo album, The Four Seasons, in cui praticamente abbiamo affrontato l'evoluzione dell'uomo, un parallelismo praticamente con l'opera vivaldiana, appunto Le Quattro Stagioni, però mentre Vivaldi ha affrontato l'evoluzione della natura, cioè il passaggio fra le varie stagioni con tutti i suoi colori e suoni, noi abbiamo affrontato l'argomento della vita dell'uomo, insomma, dalla prima della nascita addirittura fino a dopo la morte. Nel secondo album, Epiclassica, affrontiamo quelle che sono invece le sensazioni, le emozioni, gli stati d'animo che l'uomo si trova ad affrontare durante il periodo specifico della sua esistenza, quindi
i brani, ogni brano affronta un tema diverso, dalla gioia, l'amore, la rabbia, la solitudine, l'angoscia, la paura e così via. Quindi ogni brano ha una sua tematica ben specifica. Se dovessi scegliere un brano, un singolo per questo album, quale sceglieresti? La domanda è sempre un pochino difficile, soprattutto fatta a me, perché non vorrei far torto a nessuno. Diciamo che sono due brani che un pochino simboleggiano due sfere dell'album, un brano che è più diciamo cinematico, quindi più si avvicina più al cinematic metal, e l'altro invece che è un po' più symphonic metal puro, melodico. Quindi direi insomma tipo Hymn of Life, ecco, anche perché poi è stato un nostro singolo ed è un brano insomma che veramente a cui tengo molto, ecco, con la voce, alla voce Rob Rock. Ok, allora come avete gestito queste collaborazioni a livello di studio? Sono venuti, vi siete incontrati con tutti questi artisti? Ah, generalmente insomma, soprattutto perché l'album è stato prodotto per il 80% durante il periodo della pandemia, purtroppo, però è quello che abbiamo vissuto, e in un certo senso dal punto di vista della produzione ha anche facilitato, però appunto tutto è avvenuto online, quindi insomma ognuno ha registrato nel 95% dei casi nella propria sede, nel proprio posto, nel proprio studio, e poi ovviamente c'è stata tutta la fase di produzione, mixing e mastering, che è stata fatta tra me e lo studio Artesonica Recording Studio in Italia, e dove insomma abbiamo invece più lavorato appunto fianco a fianco con il fonico Ivan Monibidin. Ok, questo era infatti era una, ma hai anticipato la prossima domanda, perché era proprio riferita, dice, a dove era stato registrato l'album, chi, ecco, però quindi insomma sì, ho un attimino previsto insomma, però ecco sì, vorrei fare, allora approfitto per fare un plauso, anzi direi una standing ovation a Ivan Monibidin dell'Artesonica Recording Studio, appunto, che ha fatto un lavorone immenso, un missaggio insomma che è durato più di 2 anni, e un mastering anche non tanto celere, insomma sono stati anche lì impegnati 5-6 mesi per il mastering. È un lavoro abbastanza grande e appunto non finiremo mai di ringraziare appunto Ivan per l'enorme lavoro e soprattutto di qualità che ha svolto. Come gestisci la presenza dell'orchestra in studio? Non capito, in studio da vivo dici? Prima in studio, perché tu mi hai parlato prima, sì, dell'orchestra. Ma... sì, studio, appunto, l'orchestra per esempio fa parte di quel 5%, 10% di registrazione fatta in sede, infatti è stata registrata qui a Zagabria, dove vivo, da un insieme orchestrale appunto qui della città, e abbiamo fatto praticamente quasi tutti i brani con loro, altri 3 brani sono stati registrati da un quartetto in Bielorussia, lì ovviamente a distanza, per cui ecco diciamo che il lavoro grande è stato fatto in questo modo per quanto riguarda l'orchestra. Il coro è stato registrato in Italia da 6 dei nostri cantanti, per cui insomma le parti di in gruppo sono state fatte diciamo un po' old school ecco, diciamo così. Bene, invece dal vivo riesci a riportare, a rappresentare questa magnificenza? Beh, io me lo auguro, dovrebbe darci risposte il pubblico, però adesso ecco, finora abbiamo avuto sempre un bel responso dal pubblico, e sul palco siamo in 11, la parte per la parte degli archi abbiamo la violinista che è con noi, per adesso
per vari motivi, sia logistici, soprattutto dopo appunto l'epoca pandemica ed altro, insomma ci muoviamo così, ma ovviamente nel futuro imminente l'idea è quella di avere sul palco appunto un'orchestra e coro, ci stiamo lavorando, quindi ecco, speriamo presto. Per adesso abbiamo 3 concerti importanti a luglio, 2 in Italia, 1 a Londra, un festival ad agosto, per cui ecco, ci prepariamo a questi eventi estivi e poi vedremo per il prossimo futuro. Questa è una cosa bella, perché sarei veramente curioso di avere l'opportunità di vedervi dal vivo, perché dovrebbe essere uno spettacolo molto impressionante. Chi vi viene a vedere, che cosa si deve aspettare da un vostro concerto? Cosa deve aspettarsi? Magari di sentire qualcosa, di scoprire qualcosa più che altro, perché è quello che ha contraddistinto un pochino sempre i nostri concerti, ma anche e soprattutto il responso del pubblico, è stato quello di trovarsi di fronte a qualcosa che magari non si aspettava, quindi soprattutto non so, amanti di un genere che hanno poi apprezzato anche l'altro, non so, magari viene il fan metal che poi scopre di che nella classica, no, trova tanti elementi interessanti, dall'altra parte magari c'è il più conservatore della musica classica, magari anche insegnante o musicista classico, che poi invece scopre che la simbiosi con l'artigna, con le sonorità metal, rock, sinfoniche, lo intrigano, insomma, quindi è questo un pochino, magari venire per scoprire qualcosa che solitamente non si ascolta, ecco, questo è un po' magari l'approccio giusto. Com'è nata in te la passione per questo approccio sinfonico e questa proprio idea di mischiare, no, di creare questa commistione in maniera così spinta? Sì, a volte mi sento un pochino a scatti, a strappi, però penso di aver capito la domanda. E dunque, come dicevo all'inizio, insomma, il Development Project, questo progetto che è nato, scaturisce ovviamente da quelle che sono stati i miei studi e quelle che poi sono state le passioni, perché il metal è diventato poi una passione un po' più in avanti per me, anche abbastanza tardi rispetto a tanti altri musicisti del settore metal, diciamo che io fino ai 20 anni, insomma 20-21, ero praticamente assorto negli studi classici in conservatorio, per cui avevo anche poco tempo di dedicarmi ad altro, ma poi ecco, è entrata anche questa sfera metal all'interno del calderone di tutto quello che facevo, è qualcosa, insomma, di naturale che poi mi è anche difficile spiegare, però l'obiettivo che mi ero prefissato qualche anno fa, finalmente, insomma, posso dire di averlo raggiunto, ecco. Sotto questo punto di vista sono molto soddisfatto, e soprattutto ve l'ho raggiunto con dei musicisti veramente fotonici, sia in studio che sul palco, perché sul palco, insomma, ho dei musicisti straordinari, e dare vita a tutto quello che è stato registrato in studio, fra il primo e il secondo album, non è che sia poi cosa facile, ma con loro, insomma, mi ritengo davvero fortunato, ecco. Ottimo. Allora, io ho adesso una serie di pezzi e vorrei, visto che abbiamo scelto In No Life da passare, sì, vorrei che lo presentasti ai nostri ascoltatori. Andiamo allora alla vecchia, signore e signori. No, parlane un po', Jesse, una cosa un pochino più approfondita. Un po' più approfondita, allora. Sì. Allora,
pubblico metal e non solo, dall'album Epiclassica del Vivaldi Metal Project, Hymn of Life. Ok, beh, di cosa parla magari, come è nato, no? Che ne so, raccontaci anche qualcosa d'altro. Dunque, il brano nasce appunto sulla melodia bellissima della Sinfonia 40 in sol minore di Mozart. Il ritornello invece è scritto, parte originale scritta da me, a cui poi ha dato voce e parola il grandissimo Rob Rock. La parte femminile assegnata poi alla voce angelica di una stupenda e bravissima cantante cilena, Karin Montserrat Quadra. Quindi insomma è un brano che parla di quello che è stato un evento poco fortunato, nel senso la morte di un carissimo amico giovane, abbastanza, anzi molto improvvisa. Però il brano non vede questo evento sfortunato in una maniera, insomma, come solitamente si potrebbe pensare, abbastanza triste, ma dice semplicemente che la vita, life is a stairway, la vita è una salita a quello che poi quello che poi è l'aldilà, la presenza assoluta, che nasce sulla terra ma rimane invariata per sempre se noi nella nostra vita, insomma, riusciamo a lasciare di noi un ricordo bello a chi temporaneamente resta ancora, per cui insomma quel legame che si crea resta universalmente valido sempre. Quindi, insomma, vede questo evento sfortunato come qualcosa di molto positivo, diciamo così, insomma. Ok. Allora, questa è una bellissima presentazione per un bellissimo pezzo, quindi noi ora, terminata l'intervista, lo andremo ad ascoltare. Nel frattempo, visto che siamo arrivati in fondo, vorrei farti le ultime due domande. Una, se potevi riproporre brevemente i contatti, i canali social tuoi e del Vivaldi Metal Project, e indicare le date a breve che ci saranno qui in giro per l'Italia. Certo, ovviamente potete trovarci su vivaldimetalproject.com, da lì sono i vari collegamenti ai nostri canali Facebook, Instagram, YouTube e quant'altro, lo stesso dicasi per la mia pagina personale misteria.com. Le date che si avvicinano sono l'8 luglio a Valmontone in provincia di Roma, il 17 luglio a Londra nella fantastica Islington Assembly Hall, il 20 luglio ad Avezzano in provincia dell'Aquila in Abruzzo. Per quanto riguarda il festival d'agosto, dobbiamo ancora attendere un pochino per l'annuncio ufficiale, ma ecco, ci sarà anche questo festival in Germania. Benissimo, quindi benissimo. Per gli amici tedeschi io vi faccio veramente tanti auguri, spero di riuscire a capitare a vedervi almeno da qualche parte. E adesso siamo arrivati in fondo proprio all'intervista con l'ultima domanda, che di solito io riservo è non proprio una domanda, bensì un minuto di gloria, uno spazio dove ognuno è libero di esprimersi come meglio crede, che può andare a ruota libera. Vai. Vado a ruota libera, in discesa allora. Dunque, ma io guarda, vorrei ringraziare, io sono sicuro che tanti ascoltatori seguaci della vostra pagina di Metal Wave sono anche alcuni dei nostri fan, quindi voglio ringraziarli perché negli ultimi anni, insomma, stiamo veramente godendo un bel momento, soprattutto dopo l'uscita di Epiclassica abbiamo avuto un riscontro di critica eccellente. Io ho ricevuto tanti messaggi da amici, fan, conosciuti e non,
di apprezzamento per un qualcosa che insomma ha lasciato generalmente, ecco, come diciamo, per il pubblico che viene ai concerti sorpresi, insomma, anche vedendo insomma l'evoluzione che c'è stata dal primo album, passando per un EP acustico fino ad arrivare a questo secondo album. Per cui, ecco, voglio ringraziare semplicemente tutti davvero in maniera epica, perché stanno regalando dei momenti fantastici, e ovviamente voglio rinnovare il ringraziamento a te, a Metal Wave e a tutto lo staff per questo invito e questo spazio offerto. Benissimo, allora noi adesso ci salutiamo qui e andiamo ad ascoltare il Non Life. Ciao Mysteria, ci vediamo presto. A prestissimo, un abbraccio a tutti e stay metal. Stay metal, ciao, ciao. Ciao, ciao.